Ben ritrovati su Focus SG. In questa puntata parliamo di rating sulle tre dimensioni. Abbiamo qui con noi la professoressa Biglio. Grazie per l'invito. Abbiamo i due amministratori di Mod Finance, Ciprian e Pediroda. Grazie mille. Salve. È collegata da Francoforte la direttrice Pellizzon del Financial Market Centro Ricerche SAFE. Grazie per l'invito. Abbiamo detto che partiamo in questa puntata proprio da un tema fondamentale per le tematiche delle tre dimensioni, il rating SG, che riguarda sia le aziende sia il sistema finanziario. Di che cosa stiamo parlando esattamente, professoressa Biglio? Il rating ISG vuole essere idealmente una misurazione di quello che è i livelli di sostenibilità di un'azienda o di un'organizzazione. Perché sono importanti? È importante perché permette di valutare, soprattutto nel medio-lungo periodo, la capacità di un'azienda di non tanto e solo di essere sostenibile dal punto di vista, diciamo, ambientale, sociale o di governance, ma anche dal punto di vista economico, nel senso di essere in grado di affrontare quelle che sono le sfide e le opportunità della transizione. Il rating ESG diventa importante quindi come meccanismo di valutazione, ma diciamo anche di trasparenza dell'azienda, e dall'altro lato per il sistema finanziario è un'informazione rilevante per capire appunto qual è la capacità anche economica nel medio e lungo termine di un'azienda. Quindi va a completare, possiamo dire, dal punto di vista finanziario, quelle che sono le valutazioni tipicamente fatte per valutare l'affidabilità anche creditizia di un'azienda. E vista la sua crescente importanza, com'è che viene esattamente utilizzato il rating SG? Sono informazioni che vengono sempre più richieste dal sistema finanziario perché ne ha bisogno sia per valutazioni, come appena detto, ma anche perché, come dire, c'è forte spinta anche dal punto di vista regolamentare di capire quali siano i livelli di sostenibilità delle aziende, quindi dei portafogli per quanto riguarda il sistema finanziario. Ma lo stesso mercato, per le richieste degli investitori, per le richieste della clientela stessa, vuole sapere e vuole capire quanto sostenibili sono le aziende, quindi capire dove è opportuno investire, perché ci sono prospettive, o dove, preferiscono fare i propri acquisti. Perché vogliono sostenere la transizione e quindi i temi di sostenibilità. E per quanto riguarda il mercato dei dati, com'è che si sta muovendo? Allora, come accennato, c'è molta attenzione, quindi c'è anche molta richiesta. C'è molta richiesta da parte del mercato, sia lato finanziario sia lato aziende. Quindi il mercato dei dati, dei rating ESG, diciamo che in questi anni ha visto una fortissima crescita che va ben oltre il 30%. Negli ultimi 6-7 anni, da quando i temi sono cominciati a diventare rilevanti nelle valutazioni. È un mercato estremamente dinamico perché c'è molta attenzione, sono molti gli operatori presenti e, come dire, con situazioni che vanno rafforzandosi o comunque con dinamismo, perché appunto l'attenzione è molto alta. Dal punto di vista poi dell'utilizzo di questi dati, il costo complessivo della spesa ha già nel 2021 superato il miliardo di dollari, con una spesa che è soprattutto in ambito europeo, dove è partita prima l'attenzione per queste tematiche, quindi per il 60% a livello europeo, e per il rimanente 30% dagli Stati Uniti e un 10% nelle altre aree. Abbiamo qui con noi i due soci fondatori della prima agenzia rating fintech in Europa, Mod Finance. E chiediamo al dottor Pediroda una situazione sul mercato italiano. Qual è esattamente oggi? Sicuramente c'è una, come ha detto prima la professoressa, un hype, quindi una ricerca quasi spasmodica sulla valutazione ESG. Perché? Principalmente per due motivi. Uno, perché i grandi fondi europei vengono ormai sempre più dati ad aziende che sono valutate positivamente in ambito green. Secondo,
Secondo motivo, che è molto parallelo al mondo ESG, è che ci sono direttive nuove da parte della Banca Centrale Europea per il fatto che le aziende devono essere valutate non solo da un punto di vista, diciamo, del rischio di credito, ma anche del rischio ambientale e del rischio di transizione. Quindi sicuramente due elementi che sono i cardini del mondo dei pillar ESG. Poi l'Italia è da sempre caratterizzata dalla presenza di piccole e medie imprese. Ciò significa che le aziende oggi devono principalmente essere accompagnate nella conoscenza di questo mondo. Accompagnate perché è un mondo nuovo in cui piano piano si stanno affacciando, che però senza ombra di dubbio sarà una condizione sine qua non per rimanere sul mercato dei capitali e per prendere i finanziamenti sia di credito bancario sia di fondi europei. Abbiamo un progetto europeo finanziato dalla Commissione europea, partito in Italia con Ca' Foscari, che si chiama Transparence, che è di supporto alle PMI italiane. E voi siete coinvolti. Come si sta muovendo Mond Finance con le PMI in Italia? Direi che il fatto di partecipare a un progetto europeo verticale sulla valutazione ESG per le piccole e medie imprese italiane è assolutamente necessario. È assolutamente necessario perché le aziende italiane, soprattutto piccole, molte volte a condizione familiare, e sono nuove in questo mondo e quindi bisogna, diciamo, impararsi a conoscere da entrambe le parti. Da una parte le aziende che devono conoscere il mondo ESG e dall'altra parte il mondo alle agenzie di rating come Mond Finance, che deve capire qual è, diciamo, l'ambiente su cui lavorano le piccole e medie imprese. E di conseguenza avere dei fondi europei verticali su ricerca, appunto, di capire qual è il comportamento dell'ambiente italiano, le piccole e medie imprese in quest'ottica assolutamente fondamentale, proprio nella visione di aiutare le imprese ad entrare in questo mondo e non porsi come, diciamo, cartone censore che del voto, ma appunto nella visione di instradarle step by step in questo mondo per aiutarle nella ricerca dei capitali. Quindi assolutamente fondamentale, importantissimo il progetto europeo. Chiediamo al dottor Ciprian l'aspetto fintech, che è proprio una caratteristica distintiva di Mond Finance. Come può essere di aiuto alla definizione del rating ESG? Domanda interessante, perché caratterizza un po' il modus operandi di Mond Finance dalle sue origini. Mond Finance ha due cappelli col quale opera: come agenzia di rating e come azienda fintech, oppure, come piace dire a noi, come società techfin, ovvero che sviluppa tecnologia e porta tecnologia nel mondo della finanza. Le due visioni, quella del tecnologo e quella dell'analista, sono assolutamente fondamentali e complementari. La visione d'agenzia di rating permette di comprendere quali sono i parametri sui quali focalizzarsi e sapere come comprenderli. L'approccio fintech è un approccio che è molto legato al dato. Come ha testimoniato anche Valentino prima, siamo parte attiva di un progetto europeo molto importante, Transparency, nel quale l'utilizzo e la valutazione del dato è fondamentale. Per leggere un dato in modo importante, in modo coerente, ci sono diversi vincoli. Il primo è quello della raccolta del dato, e oggi questo è effettivamente un grosso, grosso problema, perché il dato, soprattutto per le PMI, è di non presente o comunque di difficile reperimento. E il secondo elemento è l'interpretazione del dato da un punto di vista del concetto, di cosa significa quel dato, e quindi la visione d'agenzia di rating è fondamentale, ma poi quel dato deve essere trattato, deve essere valutato automaticamente, si devono creare delle procedure di interpretazione del dato e soprattutto dei benchmark e degli strumenti e degli algoritmi di confronto. Ecco, l'analisi, l'animo fintech di Mond Finance sicuramente copre quest'ultimo aspetto, mentre l'animo di rating, di agenzia di rating, è il primo dei due aspetti. Nelle puntate precedenti abbiamo parlato e messo l'accento molto sulla tematica legata al fatto che molte PMI non sanno di avere un rating che gli viene assegnato dalle grandi major, anche americane, che in questo campo operano in maniera decisamente forte.
Voi come vedete questo rischio per le PMI italiane? Mode Finance, cos'è che può dire a riguardo? Ma guardi, innanzitutto distinguerei, so di essere un po' didattico in questo istante, ma distinguerei tra quello che è lo scoring e quello che è il rating. Scoring, così come anche nelle valutazioni di merito creditizio, si riferisce a tutte le valutazioni automatiche e spesso purtroppo nel campo dell'ESG queste valutazioni vengono fatte oggi sulla base di dati raccolti a livello settoriale. Rating invece è qualcosa di estremamente più preciso, chiaramente più time consuming, impiega delle risorse che riescano a comprendere le valutazioni e soprattutto riescono a interagire con l'azienda. Nel rating si va a approfondire gli aspetti che sono specifici dell'azienda. Oggi quindi ci ritroviamo con molte PMI che probabilmente a loro insaputa hanno uno scoring che le rappresenta, uno scoring ESG, ma probabilmente quello scoring potrebbe addirittura essere penalizzante. Lei faccia conto due aziende che operano in un distretto, quindi probabilmente operano producendo lo stesso tipo di prodotto, si rivolgono agli stessi mercati. La prima però, adesso banalizzo ovviamente per semplicità, utilizza energia elettrica prodotta da sorgenti fossili, la seconda invece ha riempito il capannone di pannelli fotovoltaici e fa autoconsumo di energia elettrica prodotta in modo totalmente sostenibile. Lei capisce che da un punto di vista di scoring probabilmente le due aziende ricevono la medesima valutazione, la seconda azienda invece ha tutti gli interessi a far vedere, a far valere quelli che sono stati gli investimenti fatti per essere più sostenibile e quindi poi dotarsi di un vero e proprio rating. Ecco che allora siamo in un periodo di transizione in cui probabilmente questi scoring oggi sono stati un buon tampone per un'esigenza soprattutto regolamentare di raccolta del dato. In realtà noi auspichiamo che con l'interazione anche con le aziende e la compilazione di questionari e quant'altro emerga il rating in tutta la sua importanza. Mi piace molto questo suo intervento e le voglio chiedere, diamo un consiglio a un imprenditore oggi, quindi cos'è che dovrebbe fare? Dovrebbe andare in banca e chiedere lo score, l'ESG, come viene valutato e quindi quali sono i passi che gli possiamo consigliare? Allora, innanzitutto quello che posso consigliare a qualsiasi imprenditore è consapevolezza. Consapevolezza che ormai c'è un nuovo paradigma. Il bilancio, il famigerato rating introdotto con Basilea 2 ormai 20 anni fa è superato. Vi è una nuova esigenza con la quale fare i conti, ovvero la consapevolezza che le aziende verranno sempre più valutate in base anche alla loro sostenibilità. E la loro sostenibilità si rifletterà su migliori dati di bilancio. Quindi innanzitutto consapevolezza fondamentale. Secondo punto, noi auspichiamo, dopo tutto questo facciamo come lavoro, che le agenzie di rating come la nostra rivestano un ruolo fondamentale. Perché? Perché sono terze, perché sono indipendenti, perché hanno tutte le caratteristiche di indipendenza che vengono poi garantite dal nostro regulator che è ESMA, ovvero diciamo così la Consob europea. In quanto con questa terzietà noi possiamo veramente osservare quelli che sono i punti di forza o eventualmente di debolezza delle aziende e farli apparire. Questo sicuramente va a vantaggio dell'azienda stessa che comprende quali sono i punti di intervento sui quali poter migliorare, dall'altra parte anche la banca che eventualmente può dare maggiori fondi o a tassi e a condizioni migliori finanziamenti a quelle aziende che si dimostrano più sostenibili. Ok, professoressa Biglio, valutazioni ESG fatte senza la partecipazione attiva dell'azienda, che rischi possono comportare anche per un sistema paese come il nostro? Allora, la questione è stata già sollevata adesso, cioè il tema di avere delle valutazioni che sono su base settoriale, su base geografica, portano ad appiattire e nel caso della situazione del sistema Italia con tutta probabilità a sottovalutare quella che è la capacità delle nostre aziende, del nostro sistema economico, del nostro tessuto economico caratterizzato da molte piccole e medie imprese
con una percentuale di presenza delle stesse che è la più alta peraltro in Europa, quindi questa sottovalutazione rischia effettivamente di come dire, far apparire e di non rappresentare il sistema Italia nel modo più adatto, anche per essere in grado di, come dire, non dico ambire, ma quantomeno accedere a tutta una serie di finanziamenti o comunque l'attenzione sia degli investitori che del mercato del credito per sostenere le attività delle aziende stesse. Per cui il rischio è un rischio di difficoltà, mi permetto di dire, del sistema Italia se non è oggettivamente rappresentato. Quindi riprendo questo tema di consapevolezza da parte delle aziende che, come dire, devono essere pronte o cercare di essere pronte a capire, ma anche poi nel mettersi a disposizione in senso buono, nel senso di essere trasparenti rispetto a quelle che sono le dimensioni di sostenibilità. Guardando un attimino fuori dall'Italia e guardando nel mercato mondiale, quanti sono più o meno il panorama del mercato delle aziende? Quante che si occupano di rating ESG? Allora, l'accennavo all'inizio, sono tantissime, cioè nel senso che c'è stato un movimento sia sul fronte di quelle che sono i produttori di dati, cioè quindi la raccolta di dati ai fini ESG, che quindi poi portano a quello che veniva ricordato prima degli score, sia quindi delle prime valutazioni, diciamo, sia quelli che sono poi le agenzie di rating, quindi chi produce effettivamente il rating. Le metodologie poi di produzione del rating non sempre sono con quell'attenzione e la capacità di analisi di cui faceva riferimento prima il dottor Ciprian, perché effettivamente, come dire, questo aspetto, soprattutto per il sistema Italia e soprattutto per le piccole e medie imprese italiane, è un aspetto che risulta ed è particolarmente critico e significativo. E qui facciamo entrare la professoressa Pellizzon. Ci può dire un po' di esperienze sugli studi che lei ha fatto e le analisi che ha fatto sui rating ESG? E allora, io riprendo da quanto in realtà appunto ha già sottolineato la professoressa Radiglio. Il concetto di rating ESG in realtà è stato introdotto quasi 20 anni fa, ma ha avuto un grosso, diciamo così, sviluppo a partire dal 2015, dopo l'accordo di Parigi. E da un lato c'è stato il problema che mancavano i dati, mancavano le informazioni al mercato per poter valutare effettivamente le diverse imprese che tipo di ESG avessero. E quello che è emerso dagli studi che noi stiamo facendo ormai da 5-6 anni è, per esempio, da un lato il fatto che ci siano quasi 200 società di rating al mondo, mentre se consideriamo per il rischio di credito ce ne sono 4-5. Dall'altro lato il fatto che non ci sia un criterio univoco con cui fare questo tipo di valutazione, cioè un'impresa che è considerata con un rating ESG molto alto per un'agenzia di rating, per un'altra agenzia di rating in realtà potrebbe avere un ESG molto basso. E questo noi lo abbiamo fatto in qualche modo documentato in vari articoli, e il livello appunto di variabilità con cui in realtà vengono assegnati i rating alla stessa azienda è molto sorprendente. E uno potrebbe pensare, ma allora vuol dire che in realtà un'agenzia di rating sbaglia rispetto all'altra? Purtroppo no, il problema è che ognuno ha un criterio diverso per andare a valutare l'ESG rating di un'azienda. C'è chi considera le emissioni, più il fatto che si consideri anche la biodiversità, cioè è un ambito talmente, diciamo così, variegato, che alla fin fine abbiamo come risultato che un'impresa per un'agenzia di rating è molto molto buona, per un'altra impresa è pessima. Ecco perché il regolatore nell'ultimo periodo, soprattutto in Europa, è intervenuto in maniera massiccia per cercare di creare una standardizzazione e fare in modo che in realtà appunto non ci sia questa dispersione dei rating.
Quindi, da un punto di vista, diciamo, di sistema mondo, l'Europa sembrerebbe in una fase più avanzata. Quindi le società che si occupano di rating e di ESG o di score europei dovrebbero essere un pochettino più attente rispetto a quelle di altri paesi. È corretto oppure no? Questo indubbiamente, soprattutto perché appunto l'Europa, a partire dal 2018, ha iniziato a produrre una regolamentazione molto chiara sul tipo di disclosure, sul tipo di trasparenza che da un lato gli investitori istituzionali devono dimostrare nel tipo di investimenti che vanno a fare in termini di sostenibilità. E non solo ha imposto questo tipo di trasparenza, ma ha imposto anche un certo criterio con cui andare a fare questo tipo di valutazioni. Per esempio ha introdotto il concetto di taxonomy, la tassonomia, ha introdotto il concetto del fatto che certe diciamo così, misure devono essere adottate al fine appunto produrre un'informazione agli investitori che sia univoca, perché ovviamente il problema che si ritrova un investitore è che per lo stesso tipo di investimento l'azienda di rating uno gli dice che è molto buono e l'altra azienda gli dice che in realtà è pessimo. Quindi il povero investitore che anche magari vuole effettivamente fare un investimento sostenibile si trova in difficoltà. Ecco perché si era necessaria una standardizzazione, ecco perché appunto i nostri studi hanno dimostrato che è fondamentale dare un'informazione chiara. Per esempio io ho fatto un'analisi in cui per esempio una società ha cambiato il criterio con cui faceva il rating, ma senza comunicarlo in maniera chiara agli investitori. E gli investitori, vedendo cambiare il rating, che è solo una formalità in questo caso, perché hanno cambiato il criterio, se prima 100 era buono e 0 era cattivo, dopo 100 è pessimo, quindi è cattivo, e 0 è molto buono. Cambiando semplicemente la scala, e in realtà si sono osservati cambiamenti nel comportamento degli investimenti dei diversi investitori, perché non hanno capito che in realtà era solo stato un cambiamento di scala. E quindi si è disinvestito in quell'azienda che, per esempio, era molto buona prima e poi è diventata, diciamo così, con un rating che è ancora buono a zero, ma che non è stato comunicato, e quindi l'investitore, vedendo l'azienda passare da 100 a 0, ha disinvestito i propri risparmi, perché ha pensato che questa azienda non fosse più un'azienda sostenibile, cioè che puntasse appunto alla sostenibilità. Quindi non stiamo parlando semplicemente di modi diversi di presentare i risultati, perché hanno un impatto sul comportamento degli investitori. Da un punto di vista appunto sempre di imprenditore o di azienda, quindi che consiglio darebbe lei? Da chi si deve andare a far certificare? Un industriale che ha un'azienda deve scegliere chi? La cosa importante è che quando effettivamente si va a certificare, l'azienda che offre questa certificazione sia in realtà in primo luogo riconosciuta dall'ESMA, quindi sia effettivamente un'agenzia di rating ESG riconosciuta dall'ESMA, e poi che il tipo di certificazione sia in linea con i requisiti delle diverse normative proposte a livello europeo. Questo è il minimo che qualsiasi azienda, diciamo così, europea e italiana deve richiedere. Nell'Auditorium Bezzi della Banca Popolare di Milano si è tenuto l'evento ESG in Banking. Una 2 giorni di approfondimento sulle tematiche legate ai criteri Environmental, Social and Governance nel settore finanziario promossa da ABI, Associazione Bancaria Italiana. L'evento ha messo a fuoco come si realizza la sostenibilità attraverso il ruolo chiave delle banche per la transizione delle imprese e di come rendicontare efficacemente attraverso nuovi standard le azioni e i progetti in questo campo. Evoluzioni dei sistemi di controllo,
credito sostenibile, approcci innovativi di filiera, ma anche marketing, vendita, retail banking, tecnologia e utilizzo dei dati sono tutti i pillar su cui poggia la sostenibilità. Più di 1000 iscritti, oltre 15 sessioni di approfondimento e più di 50 relatori. Anche questa terza edizione si è rivelata un faro di orientamento fondamentale. Il tema di oggi, ESG in banking, è un tema che vede l'Associazione Bancaria Italiana coinvolta già da parecchio tempo e su molti fronti. Infatti le banche rappresentano uno snodo importante per la transizione verso modelli di business più sostenibili. È molto facile capire il perché. Le banche finanziano l'economia, l'economia ha bisogno di molti fondi pubblici ma anche di fondi privati per riuscire a modificare quei paradigmi che ormai vengono messi in discussione dalla crisi climatica, dagli altri aspetti ambientali, in primis la biodiversità, ma in generale da tutti gli aspetti di tipo sociale. Quindi le banche hanno questo ruolo di volano e è chiaro che non possono fare tutto quanto da sole, perché risiede anche nella responsabilità della politica dare degli indirizzi su quali sono le attività economiche che portano a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e quelle che invece purtroppo saranno destinate in qualche maniera o a un radicale cambiamento o ad essere chiuse. Però sicuramente le banche hanno un ruolo importante. Cosa facciamo noi in ABI? Cerchiamo di parlare con tutte le controparti, mi vengono in mente le associazioni dei consumatori e soprattutto le associazioni delle altre imprese, sull'urgenza di lavorare insieme a trovare delle soluzioni. Faccio degli esempi molto concreti. La comunità europea ha definito, attraverso la cosiddetta tassonomia per le attività sostenibili, qual è un'attività economica che può dirsi effettivamente sostenibile. Ora, le banche vogliono sicuramente finanziare questa tipologia di attività e va quindi capita la tassonomia, va spiegata alle imprese e sicuramente quindi è un punto di riferimento. Ma questa è la finanza che supporta chi già è sostenibile. Il ruolo delle banche, noi questo stiamo cercando di spingerlo molto forte, è soprattutto forse quello di aiutare chi ancora sostenibile non è a diventarlo nel corso del tempo, e quindi questo è il grande filone della finanza di transizione, portare per mano le imprese ad avvicinarsi, se non proprio a raggiungere questi standard, diciamo, di sostenibilità e a migliorare il proprio profilo ESG. Oggi in ABI per l'evento ESG e comprendere quello che è lo stato attuale del mondo ESG nel mondo bancario. Emergono sicuramente molti spunti interessanti. I primi tre, a mio avviso, sono questi, ovvero il primo, una potenziale rischio di credit crunch. Cosa significa? Esattamente come nel 2006 il rating è stato un game changer nel poter dare finanza alle aziende, oggi questo potrebbe essere la valutazione della sostenibilità delle aziende e quindi tutto il tema ESG. Le aziende che non sono sostenibili o che non sono consapevoli che questo è un tema fondamentale e quindi non si preparano, un domani potrebbero non venire più finanziate. Quindi questo è sicuramente un tema interessante. Il secondo tema è che nell'ottica propositiva di prevenire un credit crunch si è parlato molto di ecosistema che coinvolga banche, imprese e agenzie di rating, ecco, e altri partner come i consulenti, quindi è un tema molto molto complesso nel quale oggi non vi sono ancora degli standard, quindi è difficile trovare un modo univoco di valutazione delle aziende, ma facendo ecosistema, probabilmente ognuno giocando il proprio ruolo, si può arrivare a questo risultato. Terzo e ma non meno importante punto è sicuramente quello del gioco del dato. Le aziende devono essere valutate su dei dati, non esiste come per i bilanci una fonte unica e univoca di valutazione, è necessario talvolta recuperare dati pubblici e, oppure recuperare dei dati attraverso dei questionari. Noi, agenzie di rating, stiamo lavorando
in questo senso. Cerved e CRIF, insieme a noi, le uniche tre agenzie italiane, cercano di avere un focus anche sulla capacità di conoscenza, di comprensione delle caratteristiche delle società italiane, e noi insieme a CRIF siamo impiegati e impegnati in un progetto di ricerca europeo che consente di valutare il dato in modo scientifico, perché questo sarà assolutamente richiesto per il futuro. A Roma si è tenuta la terza edizione di Future Respect, un congresso di riferimento per analisi, prospettive e numeri tra aziende, policy makers ed esperti di produzione e sostenibilità in Italia e in Europa. La sostenibilità è un valore sempre più sentito, oggi più per la dimensione ambientale, ma non bisogna far calare l'attenzione su quella sociale e di buon governo, come è emerso dal congresso di Future Respect e che noi di Focus ESG continuiamo a sottolineare. Sempre insieme a Future Respect condividiamo che il Made in Italy è molto florido, ma ha una debolezza. Non è ancora profondamente convinto dell'importanza di documentare la propria sostenibilità, cioè il proprio modo di produrre e di presentarsi al pubblico, nel rispetto dei criteri ESG. Numerosissima la presenza, notevole l'interesse e la partecipazione dei giovani grazie a un format indovinato, come ha sottolineato a Focus ESG il presidente Tamburella. Beh, è un bel evento, sono molto soddisfatto, ci sono state più di 80 persone che hanno parlato, ma hanno parlato soprattutto i giovani, perché quasi la metà di questi attori erano la generazione Z. E abbiamo cambiato anche sistema, non è più l'impresa che parla agli altri, è il giovane della generazione Z che chiede e l'azienda risponde, quindi deve documentare la sua attività, perché i giovani oggi sono curiosi e devono essere coinvolti. Quindi sono molto contento, c'è stata una partecipazione del pubblico molto intensa, l'audience straordinaria online, che continuerà nel tempo, perché noi abbiamo registrato tutto e tutto rimarrà online. Quindi abbiamo dato la voce alle imprese, abbiamo dato la voce agli esperti, abbiamo dato la voce al terzo settore e anche e soprattutto al pubblico giovani, perché sono loro che faranno il domani e oggi devono scegliere in maniera molto più consapevole e partecipare. E cristallino il messaggio di Pecoraro Scanio sull'importanza della credibilità. Ma gli obiettivi delle Nazioni Unite sono molto ampi, ovviamente non erano solo di sostenibilità ambientale, ma anche sociale, economica. Anche lì ci sono tantissime missioni specifiche e l'aggiornamento del raggiungimento degli obiettivi è fondamentale che sia credibile, quindi avere una strategia e vedere se ci avviciniamo alle mete, perché altrimenti è tutta una convegnistica senza sostanza. Per un mondo migliore per tutti. Grazie a tutti quanti, la puntata di Focus ESG si conclude e ringraziamo tutti gli ospiti e alla prossima puntata.